Siccome l'altra critica che le hanno rivolto è che lei ha solo la terza media, perché lei è la persona adatta per guidare il Ministero dell'Agricoltura? Se sono la persona adatta, questo lo vedremo con il lavoro che farò e con la qualità delle risposte che saprò dare alle tante problematiche che noi abbiamo di fronte. Sul titolo di studio voglio soffermarmi un attimo per dire: io non sono orgogliosa di non avere un titolo di studio, semplicemente non ho avuto l'opportunità di poter conseguire un titolo di studio, però ho studiato tanto nella vita, ho cercato di riempire tutti gli spazi sapendo che avevo una lacuna in più rispetto a chi ha avuto la possibilità di avere un percorso di studi formali. Mi soffermo su questo per dire che non vorrei che passasse il messaggio che non avere il titolo di studio è indifferente. I ragazzi e le ragazze devono sapere che più studiano e più possono nella vita. Io ho cercato di trasmettere a mio figlio, ai ragazzi e alle ragazze che ho incontrato, anche ai militanti del mio partito. Spesso sono stata durissima quando ho visto che si arretravano con gli studi, che rischiavano di abbandonare lo studio per la militanza e l'attività politica. I ragazzi devono sapere che quelli che dicono che lo studio, che il titolo di studio è un pezzo di carta, lo dicono quelli che i propri figli li mandano nelle scuole d'eccellenza. Allora tutti devono utilizzare il diritto che dà la nostra bella Costituzione di apprendere, di formarsi, perché magari adesso saranno anche disoccupati, ma hanno sicuramente uno strumento in più per competere nella vita.